Buongiorno, Lucio Senatore, uno dei organizzatori della Cavaiola, gara podistica di 10 km che si terrà a Cava dei Tirreni il prossimo 22 febbraio. Allora, la 10ª edizione, vogliamo un attimo con questa manifestazione dare un riconoscimento al precursore del podismo cavese, che è Mario Siepi, che è deceduto qualche anno fa. La Cavaiola, che è una gara podistica che si svolge nella parte ovest della nostra città e percorre le strade più importanti, quindi con il corso di Cava, con una partenza e arrivo allo stadio Simonetta Lamberti. Invitiamo tutti i cavesi che vogliono partecipare, vogliono prendere parte a questa manifestazione, ad avvicinarsi allo stadio comunale dalle 9 del mattino, quando sarà la partenza, oppure a portarsi sulle strade cittadine, quindi sul corso, per poter apprezzare quindi la varietà e i colori variopinti di tutti i partecipanti che proverranno da tutta la Campania. Si attendono almeno 600 partecipanti, atleti, e più successivamente ci saranno delle manifestazioni quindi per i giovani, per i bambini, all'interno dello stadio Simonetta Lamberti. Questa gara è stata, quindi, come dicevo prima, è stata voluta più di 10 anni fa da Mario Siepi, uno dei pionieri del podismo cavese, quindi a distanza di qualche anno è stata riproporremo affinché possa diventare, insieme ad altre manifestazioni quindi importanti tipo la San Lorenzo oppure la Lema o anche la nuova Corri Pregiato, dei punti di riferimento per l'atletica cavese. I cittadini cavesi a prendere parte ed apprezzare questa manifestazione, quindi il prossimo domenica 22 febbraio. Grazie. Tra le manifestazioni che sul territorio cavese il CSI supporta con tutta la sua struttura organizzativa, la Cava non poteva mancare, con questo importante appuntamento è arrivato alla sua 10ª edizione. Non poteva mancare per tanti motivi, quello che hai detto tu, ma soprattutto perché la società che lo organizza è regolarmente affiliata al centro sportivo e naturalmente anche alla federazione, ma soprattutto il motivo che ci spinge ad essere presenti in massa è anche per ricordare Mario Siepi. Mario Siepi per me è stato un fratello con cui abbiamo iniziato l'attività di atletica a Cava con la San Giuseppe Cava San Martino, memorabile per questo tipo di attività. Poi naturalmente Mario ha preso la sua strada e noi lo vogliamo ricordare proprio con una presenza massiccia a questa manifestazione. Cava dei Tirreni, un altro appuntamento con lo sport dedicato anche alla sua tradizione podistica che è ben radicata sul territorio, con la Cavaiola che si disputerà nel fine settimana. Ma devo dire che sono tutte iniziative queste meritevoli di grande apprezzamento, sia perché consentono ai nostri concittadini di vivere lo sport, il rapporto con gli altri e magari riconoscere anche meglio il proprio territorio, cosa che soltanto andando a piedi è possibile, sia perché attirano a Cava dei Tirreni tante persone che magari non hanno avuto l'opportunità di conoscerla ancora a fondo. Quindi sport, ma anche turismo, ma anche possibilità di crescita economica della città, si coniugano tutti insieme in un'attività plein air che garantisce salute e sviluppo. Quindi complimenti anche per questa iniziativa agli organizzatori che pongono in essere un'ennesima manifestazione, ma non sono mai troppe le manifestazioni che valorizzano il nostro territorio e sostengono in qualche modo un processo di crescita della nostra comunità.